Era stata una giornata intensa quella. Gesù era andato con i suoi discepoli a Gerusalemme e avevano trovato un posto dove consumare la cena che per Gesù diventerà l'ultima cena. Era la cena tipica con cui si celebrava la Pasqua. Durante quella cena Gesù laverà anche i piedi dei suoi discepoli per ricordare com'è importante lo spirito del servizio. Dopo quella cena si ritirerà in preghiera nell'orto degli ulivi, chiedendo ai discepoli di andare con lui, ma i discepoli ben presto si addormenteranno. E proprio è nell'orto degli ulivi a pregare arriva una folla armata di bastoni e di lance per poterlo arrestare. Come hanno fatto a trovarlo? Semplice, un suo discepolo l'ha tradito, Giuda, e aveva detto: colui che bacerò è la persona che dovete arrestare. E così Gesù viene arrestato perché i sommi sacerdoti non volevano più averlo tra i piedi, non gli piaceva quello che lui insegnava. Così lo maltrattarono in tutti i modi e poi lo fecero arrestare e condannare a morte. La decisione fu quella di Pilato, che decise di lavarsi le mani, come per dire: non mi interessa che cosa accadrà di lui. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Gesù è condannato a portare e a salire sulla croce senza aver fatto nulla di male. Questo è il potere della cattiveria, cercare di rovinare il bene. Gesù però non si vendica e non si ribella. Sa che quello che sta facendo porterà del bene a tutti e addirittura porterà un po' di paradiso sulla terra, grazie alla sua capacità di perdonare. Perdonaci, Signore. Quando scegliamo la rabbia come modo di porci, perdonaci, Signore. Quando giudichiamo gli altri con cattiveria e pregiudizio, perdonaci, Signore. Le volte in cui ci scordiamo di te, perdonaci, Signore.